Franco, come va la passeggiata? La sciata? Tutto bene? Boh, non so perché. Non ci risponde Franco. Benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Livigno, di preciso siamo al Montivas Lodge. Super nuovo, guardate che ambiente accogliente. Voi direte, dov'è l'arboreto? Albi? Albi? Oh, Albi! Ma... Otto, non c'è l'Albi. Figurati se l'arboreto viene a metà agosto in montagna. Ma quello, ragazzi, per già farlo girare una volta in bici bisogna costringerlo. Figuriamoci metà agosto, quello lì è già al mare, così che mi manda i video, che è lì che si mangia le brioche tutto il giorno. E pensate, ha obbligato la Bea a venire con me a girare in bici. E ragazzi, in particolare la Bea non ha mai girato in bici. La bici la so usare, no? No, non la sa usare, ragazzi. La Bea, tra l'altro, non ha mai tolto le rotelle, Esatto. Tra l'altro, ragazzi, proprio oggi andremo a noleggiare al Mottolino Unibike, perché Rose non fa i bike, quindi le noleggeremo lì. Qui anche per me è la prima volta, eh. Io ho mai usato un e-bike in vita mia, ragazzi, non sto scherzando, ma mai. Non faremo solo i bike, ma vorrei anche andare a farmi qualche party lapse al Mottolino, perché proprio domani è il mio compleanno e quindi ci stava a farsi un party lapse. Poi guardate che bomba! Sono già quasi le 10 e siamo ancora in camera, Bea? Cambiarsi subito. Io. Se non vuoi, ti rifacciano la camera, il letto, eccetera, ti regalano un drink. Lo proviamo, lasciamo qui questo e vedremo se abbiamo un drink gratis veramente. Sarei artefice della nostra disfatta. Perché lei è la prima volta, quindi devi dirci un giro facile. Quanta gente c'è, raga? Centro Milano. 3, 2, 1, via. Mia ragazzi, ma cosa spinge? Ok ragazzi, abbiamo iniziato la salita. Devo dire che con una bici normale a questo secondo tornante eravamo qui. Ma senti come va? Ma è incredibile. Ma si fanno i salti in salita, ragazzi. In bici? No. Se cadi giù, vabbè, droppettino lì, freeride poi. Che tu devi pensare che in bici, dove tu guardi, la bici va. Quindi, se tu hai lo strapiombo lì, non devi guardare giù. E infatti, io prima ho guardato lo strapiombo. E sei andata nello strapiombo. Kittata col guanto nuovo la Bea oggi. Non vi ho detto dove stiamo andando, mi sa. Stiamo cercando di andare, perché cerchiamo, perché non voglio forzarla, quindi dove arriviamo, arriviamo. Però vogliamo riuscire almeno a arrivare ai laghi di Cancano. Che posti, ragazzi, che figata. Ok, ragazzi, abbiamo fatto tutto un pezzo adesso bello ripido in turbo. Devo dire che proprio si sale, che è un bijou. Cosa è successo, Bea? Sono slittata sulla ghiaia. Sei slittata sulla ghiaia e sei caduta lì. Dai, 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 dai. Oh, va lì come sei partita. Vai in piedi bene in discesa qua, fammi vedere. Brava. Oh, usa bene il freno davanti, per rallè. Mi sono distanziato dalla Bea. Vai, 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 via, via, via il fucile, Bea. Bea al mare. Bello, Bea, ti piace? Oh, damn. Che bomba, c'è il lago oltre la diga, lago di qua della diga, pausetta. Ta-da! Ragazzi, l'avete già visto negli altri video, però questo qui è un passo sostitutivo. Quindi, proprio in queste occasioni, quando noi magari non ci si vuole fermare e si vuole continuare a fare il giro, a fare le proprie cose, si sorseggia e così non ci si deve proprio fermare a pranzare o a mangiare, a appesantirsi. Parere critico. Frutti di bosco, no, buono. In descrizione trovate il link e ricordate che se usate il codice sconto testa10 avrete il 10% di sconto. Instagrammer? Hai detto Fabio Wimmer che va sul corrimano, tra l'altro quello rotondo, ragazzi, così sarebbe una biscia. Ragazzi, la biscia, la biscia. La biscia, la biscia. Volevo provare a salire da un punto che con la bici normale sarebbe impossibile, probabilmente metto su turbo. Ma dove va? Ragazzi, ma voi non avete capito dove sto salendo? No, adesso provo anche qua. Dai, viene turbo, dai. Madonna! Ma raga, ma sono salito da una salita che non ha senso, ragazzi. Proviamo a fare uno sprint in salita, Bea. Ragazzi, la Bea è pazza. Cioè, 24 all'ora in salita. Oh, il tornante voglio vederlo che lo fai tutto senza giù i piedi. Allarga e poi qui chiudi. Curva, vai, vai, curva, curva, curva. Guarda me, guarda qui. Hai visto?
Sei riuscito a farla? Bene ragazzi, siamo tornati dalla giornata di e-bike. Come promesso ragazzi, mi hanno lasciato voucher con un biglietto con scritto dove posso andare a prendere il drink. Adesso proviamo a prenderci questo drink. Hai vari drink? Puoi prenderne uno. Bene ragazzi, adesso intanto che ci godiamo il drinkettino, vi lascio già alla giornata di domani, che sarò a girare in DH con tutti gli altri, quindi party laps a manetta al Mottolino. Quindi c'è solo la tua data di nascita? Sì, 8-8-93, oggi. Ah, grazie. Perfetto, grazie mille. Grazie, ciao. Raga, come iniziare bene? Proprio compleanno. Mi hanno regalato lo stagionale. Grazie al Mottolino. Quanti anni fai, Toto? No, dai, no, non dai, si può. Vai. Quanti sono? Sono due. No. Due. Collabora, sennò sembra solo io. Ragazzi, io mi devo beccare le botte perché l'alboreto non viene. Allora ne tengo un paio per alboreto. Esatto. Tienine due proprio di quelle. Da... Non queste, quelle da festa, proprio no, l'esplosione. Esatto, quelle da serata. Ah, okay. Ok, va bene. Dai, chicca. Stop, drop your boom, baby. Let me wreck it, let me get up on this mic and put your life into this back and put the bomb ass beat and the bomb ass rhyme. I'm a murderer like OJ every time. I've never been on TV, but I'm an underground sensation. My shit's like getting laid, your shit's masturbation. I'm an average show, man, but have no fear. I'm 18, unsigned, push a quarter million years. So when you see me around, you better remember the name, cause I ball like the Lakers, I'm cursed like Lil Wayne. I stay hardcore when I'm getting it on and I'm a hit. Mi toglie il guanto. No, ma che? Mi toglie il guanto. Aiuto. Ho comprato tutto il giorno. Campo, io me ne vado. Ho paura ragazzi. Dobbiamo fare un triplo. È il triplo dei local quello, raga. Alla faccia di un primo giro. Oh! Ragazzi, facciamo una bella panette. Però stare dietro Mauro sulla panette è come tipo stare dietro a un aereo che sta cercando di decollare. Ma guarda, poi decollo anch'io, sai che crash che faccio. Oh shit, non è vero. Puttana, che salvataggio, un gatto, porco zio. Mauro gira solo in cancano, ragazzi. Ah, così proprio? Bello, il wall riding can è figo. Ma come cazzo fai andare così forte in cancan? No, perché non mi ha chiamato allora? L'ho chiamata. Al muro là in fondo sta sistemando il murce, che il bastardello mi ha convinto a provare un tricchettino che non ho mai fatto con la DH, che anche lui non ha mai fatto con la DH, però entrambi lo facciamo con le dirt, con le slopestyle. Vediamo di farci un bel regalo di compleanno. Guardate ragazzi come si prendono cura dei salti gli shaper. Cerca le pepite d'oro. Ok raga, primo speed check per sentire com'è il nuovo mulce. Oh. Ci stiamo, Mauro. Ci stiamo. È giunto di farci questo regalo di compleanno. Stavamo dicendo che, come hai detto te, 90% della roba cos'è? È mentale. Dai. 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 Oh, ottimo. Un po' corto, devo pedalare meglio lì sotto. Ho sbagliato a spingere un pelo e ho pedalato malissimo. Dai. Dai Mauro! Oh! Oh! Alla prima! Ok, mi ha gasato. Mettiamo una traccia degna di nota. Ok. Don't really know if anybody got a message. Product of disaster when you're looking at the wreckage. From a different spot, but don't focus on my percentage. Cause I'm up and in the game. Watch me get out of the carriage. Oh no, I'm off at it. They listening, but I'm not at it. Hit a home run, but I'm playing better. Ce lo siamo regalati. 10 anni ragazzi. Sul bag del Mottolino, uno dei primi trick che abbiamo imparato. Un miliardo e mezzo di volte. Mauro ha detto che dobbiamo aumentare il livello. Dai cazzo, mi lascia. Dai cazzo.
They see me running this fast. Yeah, I might roll up my sleeves. I'm writing the album in class. I just wanna clarify, you know I'm not a know-it-all. Someday I'll be swaying on the mic, you know I'm going. Sei una merda, sei! Grande cazzo! Non ci credo! Non ci credo, mi è venuto cash alla prima! Quella di H! Boomer. Ok, questo è il compleanno! Cazzo! Dai Mauro! Dai, Sì, questo è proprio la sensazione quando non ti viene un trick dopo tanti tentativi, è così. Possiamo chiudere questo video con gli altri che stanno giracchiando ancora un po' sul mulch. Compleanno veramente fantastico, top. Non potevamo fare trick migliori, gasarci così tanto come facciamo sempre. Chiuso anche casual con la DH, incredibile, non ci credo ancora. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Grazie mille del supporto a tutte le persone che si iscrivono, commentano, lasciano un like. Grazie mille a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Bella. It off and I'm still chatting, sweatshirt and that's not satin. People hit me like what's happening, but they never know what's happening. Plotting on the low, they see me scheming on the side, they think I do.